Buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché una rapina è stata messa a segno dopo le 11 di questa mattina nella filiale della Banca del Fucino nella centralissima piazza della Rinascita a Pescara, dove vedete le immagini secondo una prima ricostruzione. Almeno due persone armate di taglierino sono entrate all'interno della banca, poi la fuga, non si sa se con o senza il bottino. Immediato è scattato l'allarme con auto dei carabinieri che sono arrivati in zona per dare la caccia ai malviventi. Pochi minuti dopo, due persone sospettate di essere coinvolte proprio in questa rapina sono state fermate dai carabinieri nei pressi di uno stabilimento balneare. Questo per quanto riguarda la rapina in centro a Pescara e purtroppo dobbiamo tornare a parlare di terremoto perché una scossa di magnitudo 3.9 con epicentro a circa 6 km da Amatrice si è verificata la scorsa notte alle 2.25. Il sisma che si è prodotto a una profondità di 12 km è stato avvertito nell'area devastata dal terremoto del 24 agosto e del 26 ottobre scorsi, in particolare a Città Reale, il comune più vicino all'epicentro. Ad Accumuli, altri comuni interessati sono Accumuli, Montereale, Capitignano, Borbona, Campotosto, Arquata del Tronto, Cagnano Amiterno e Cascia, tutti paesi ricadenti nel raggio di 20 km dal punto epicentrale, tra le province di Rieti, L'Aquila e Perugia. Non sono segnalati danni, la scossa più forte è stata seguita da 5 repliche di magnitudo comprese tra 2 e 2.3, l'ultima delle quali alle 4.26 di questa notte. Vedete anche nella cartina il punto vicino Città Reale da cui si è propagata questa scossa di terremoto. Cambiamo argomento. L'ex comandante provinciale dei Carabinieri dell'Aquila, Savino Guarino, è stato condannato per concussione. Nello stesso procedimento condanna anche per l'ex city manager del comune Massimiliano Cordeschi. Il servizio è di Daniela Rosone. L'ex comandante provinciale dei Carabinieri dell'Aquila, il colonnello Savino Guarino, è stato condannato dal Tribunale dell'Aquila a 6 anni di reclusione per concussione e tentata concussione nei confronti dell'imprenditore aquilano Gabriele Valentini, negli anni passati presidente dell'Aquila Calcio, tra l'altro. Nello stesso giudizio è arrivata la condanna a 5 anni e 8 mesi per l'ex city manager del comune, Massimiliano Cordeschi, nel suo caso per un episodio di tentata concussione. Derubricata invece per Guarino un'altra accusa di omessa denuncia nei confronti di un carabiniere. Ad emettere il verdetto il collegio presieduto dal giudice Marco Biglie, composto dai magistrati Dalia Lombardi e Antonella Camilli. La parte civile è rappresentata dall'imprenditore aquilano Gabriele Valentini, il concusso il grande accusatore, rappresentato dall'avvocato di Chieti Femminella. Guarino era invece assistito dai legali Antonio Milo e Stefano Rossi. In realtà Gabriele Valentini non ha mai denunciato il colonnello Guarino, ma l'indagine fu avviata lo stesso attraverso delle intercettazioni che riguardavano un altro procedimento. L'inchiesta, culminata con il divieto di avvicinamento dell'ufficiale al capoluogo, poi revocato, avrebbe riguardato infatti le modalità di una ristrutturazione dell'abitazione dell'ufficiale a Roma per quasi 25.000 euro, eseguita dall'imprenditore aquilano. L'accusa contesta il tentativo che ci sarebbe stato da parte del militare di ottenere da Valentini una somma per l'acquisto di un'altra casa a Roma di 850.000 euro, pagamento in realtà mai avvenuto. In questa situazione entrerebbe in scena Cordeschi, difeso dall'avvocato aquilano Santucci, ma non in veste di amministratore comunale. Lui, secondo i PM, avrebbe soltanto spalleggiato il colonnello Guarino, facendo capire all'imprenditore Valentini che se non avesse ceduto alle sue richieste ci sarebbero potuti essere dei problemi per lui alla luce del ruolo rivestito dal comandante. Torniamo a Pescara adesso. Presidio questa mattina davanti alla sede di Via Venezia da parte dei lavoratori della Soget, preoccupati per il loro futuro occupazionale. Il servizio è di Paolo Renzetti. Protesta dei dipendenti della Soget questa mattina a Pescara, dinanzi alla sede di Via Venezia. Cipollini, quali sono i motivi di questa protesta? Noi protestiamo innanzitutto contro la procedura di licenziamento che ha aperto l'azienda e che prevede 26 esuberi in Italia tra gli ufficiali di riscossione, di cui ben 20 in Abruzzo.
Siamo qua per protestare e siamo anche preoccupati per il fatto che la riforma fiscale che prevede l'abolizione di Equitalia prevede anche che i servizi di riscossione dei tributi locali effettuati oggi dalla Soget vengano passati alla nuova Agenzia Nazionale di Riscossione, ma non c'è alcuna salvaguardia per i lavoratori della Soget, per cui da domani loro rischiano seriamente il loro posto di lavoro. In Abruzzo la Soget impegna 140 dipendenti circa, una gran parte di questi rischiano seriamente il posto di lavoro a partire da domani, nel senso che dal 1° luglio sono in effetti la riforma. Situazione difficile e i lavoratori preoccupati? Lavoratori molto preoccupati, noi come rappresentanti sindacali percepiamo le preoccupazioni dei lavoratori perché abbiamo insomma le famiglie con i figli a carico, nuclei familiari e ovviamente speriamo in una soluzione immediata nel tavolo nazionale che faremo agli inizi del mese di luglio. E chiediamo all'azienda di cancellare la procedura di licenziamento collettivo in quanto il governo regionale e il governo nazionale hanno aperto un tavolo e sembrerebbero insomma che ci siano degli spiragli. Soget è una realtà scorporata da Equitalia, contrariamente alle altre società di riscossione che operano sul territorio locale e deriviamo da uno scorporo del ramo d'azienda per la fiscalità locale. Abbiamo ereditato nelle province di Chieti, Pescara, Teramo e Taranto le 4 concessioni e ovviamente adesso tutti i dipendenti sono legati a queste concessioni. Il governo ha sempre concesso proroghe nazionali e siamo arrivati adesso all'ultima proroga che è il 30 giugno 2017. Il governo è vero che ha varato la manovra fiscale, la 50 del 2017, ma non ha, contrariamente a tutte le altre riforme, attuato la clausola occupazionale per la salvaguardia appunto occupazionale del personale. Corteo di protesta ieri sempre a Pescara da parte di cittadini e sindaci dell'area Vestina contro il ridimensionamento dell'ospedale San Massimo di Penne. Stamani la replica dell'assessore regionale Silvio Paolucci. Il servizio è di Andrea Costantini. Giornata di protesta ieri pomeriggio a Pescara da parte di cittadini e rappresentanti istituzionali del comprensorio per dire no al ridimensionamento dell'ospedale San Massimo di Penne. Striscioni e cori di protesta nel corso del corteo che ha sfilato da Piazza della Repubblica fino a giungere davanti al Palazzo del Governo attraversando Corso Vittorio Emanuele. In rappresentanza delle rispettive comunità, i sindaci Ilario Lacchetta di Farindola, Antonio Zaffieri di Colle Corvino, Donatella Rosini di Carpineto della Nora, Marco D'Andrea di Civitella Casanova, Gianfranco De Massis di Elice, ma anche esponenti dei comuni di Loreto, Montebello, Picciano e Vicoli, con in testa il primo cittadino di Penne, Mario Semproni. Ma iniziamo dal fatto che c'è l'accorpamento di due reparti come medicina e geriatria. Il timore di molti, soprattutto anche tra i dipendenti ma anche tra gli utenti, è che alla fine di luglio, di agosto, quando dovrà essere sciolto questo accorpamento, le cose resteranno così. Questo ci è già stato purtroppo dato come esperienza, perché in passato anche l'area chirurgica era stata inizialmente accorpata per poi essere così sciolta nei vari reparti che la costituivano e in realtà poi è rimasto tutto come prima. Protestiamo per un'area intera perché la dignità di 50.000 persone non può essere calpestata. 50.000 persone hanno il diritto sacrosanto di vedersi difesa la loro salute. A stretto giro di posta questa mattina la replica dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Intanto la Regione ha portato a casa una deroga specifica utilizzando una norma nazionale che prevedeva per le aree disagiate la possibilità che i presidi rimanessero, anche se sottodimensionati rispetto ai numeri che la norma stessa prevedeva, rimanessero presidi con sede di pronto soccorso, e questo l'abbiamo portato a casa. Se si vuole ottenere di più, poiché gli atti aziendali previsti già dall'azienda sanitaria di Pescara sono molto oltre quanto già programmato sia da noi che a livello nazionale, bisogna rivolgersi non alla Regione ma allo Stato, non a noi ma ai parlamentari, non a noi ma ai ministri, perché sono loro che cambiano le leggi nazionali e la programmazione regionale deve stare nel quadro e all'interno dei vincoli della norma nazionale, e penso che questo lo sappiano tutti. Se invece si vuole strumentalizzare la sanità, ben vengano qualsiasi tipo di manifestazioni, ma questa è la verità. Un'estesa azione di profilassi della meningite è in corso in queste ore a Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti. Le misure sono scattate a seguito di un caso che ha colpito un bambino di 2 anni, attualmente ricoverato all'ospedale di Pescara, il quale nella giornata di martedì scorso aveva accusato i primi sintomi con febbre alta e vomito. Gli esami, si legge in una nota dell'azienda sanitaria locale 2 Lanciano Vasto Chieti, a cui è stato sottoposto, hanno accertato che si tratta
tratta di meningite da meningococco C, una delle forme più aggressive e potenzialmente contagiose. Di qui l'attivazione da parte del Servizio di Epidemiologia, Igiene e Sanità Pubblica della ASL Lanciano Vasto Chieti della campagna di profilassi rivolta ai familiari, altri adulti e bambini che hanno avuto contatti col piccolo negli ultimi 10 giorni. Il rischio di contagio infatti è esteso al periodo di incubazione della malattia, prima della comparsa dei sintomi. Con l'aiuto dei genitori sono stati ricostruiti contatti e attività del piccolo che hanno portato a rivolgere la profilassi a 18 adulti e ai 30 bambini della scuola materna di Castiglione, frequentata dai fratellini e dove lui stesso aveva partecipato alle feste di fine anno scolastico nella giornata di venerdì 23 giugno. È andato in fiamme ieri il rifugio San Francesco a Vado di Sole, tra Castel del Monte e Farindola, completamente distrutto in pochi minuti, uno dei posti del territorio più amati da sciatori ed alpinisti. Un incendio divampato nelle cucine ha distrutto il rifugio San Francesco a Vado di Sole, sulla piana di Fontevetica, sul Gran Sasso, nel comune di Castel del Monte, costringendo all'evacuazione quanti si trovavano all'interno. La struttura in legno si trova sulla strada che porta poi al comune di Farindola, a Pescara. Le fiamme si sono innescate nel pomeriggio, ma soltanto in serata 3 squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a spegnerle e ovviamente sono in corso ora accertamenti per stabilire le cause del rogo. Subito il tantam su Facebook. Alcuni hanno raccontato di essere dentro e di aver avuto giusto il tempo di scappare. Tutto è andato distrutto. Un incidente che ha portato alla distruzione completa della piccola baita ubicata a Fontevetica di Campo Imperatore, nel territorio di Castel del Monte, come dicevamo, lungo il tratto stradale che conduce nella località di Vado di Sole e Rigopiano. Nonostante il tempestivo arrivo sul posto di 2 squadre di vigili del fuoco, per il piccolo rifugio di montagna non c'è stato nulla da fare. È quasi certa la natura accidentale dell'incendio, che ha divorato la struttura in legno in pochissimo tempo. A quanto pare sarebbe stata una piccola fornacella che era stata accesa all'esterno del rifugio la causa del rogo, molto probabilmente innescato da una folata di vento che avrebbe intaccato la struttura, che ha preso immediatamente fuoco, come si vede nelle immagini girate amatorialmente. Chi era in quel momento ha avuto, come dicevamo, il tempo di mettersi in salvo. La notizia si è sparsa subito, soprattutto tra gli amanti della montagna, e questo ha destato molto dispiacere in chi quel rifugio lo frequenta sul Gran Sasso da tempo. È un fascicolo per incendio, al momento senza indagati, quello aperto dal PM Bruno Auriemma sul rogo che ha distrutto buona parte dell'azienda Richetti nel nucleo industriale di Sant'Atto a Teramo qualche giorno fa. Le indagini delegate ai vigili del fuoco e ai carabinieri della stazione di San Nicolò a Tordino mirano a ricostruire l'esatta dinamica dell'incendio e se si sia trattato di un rogo di natura colposa o dolosa, accertando eventuali responsabilità. Indagini rese difficili dal fatto che le fiamme hanno distrutto quasi tutto. Fondamentali in questo senso potrebbero essere allora le testimonianze dei dipendenti che al momento del rogo si trovavano all'interno dello stabilimento a lavorare. Purtroppo ancora notte di incendi sul territorio teramano, dove i vigili del fuoco, oltre ad essere ancora impegnati nell'evitare che si riattivino eventuali focolai alla Richetti, sono dovuti intervenire a Santa Lucia di Atri, dove sono andati in fumo circa 8 ettari di terreno e un centinaio di ulivi. L'incendio si è sviluppato in un'area calanchifera e si è pericolosamente avvicinato ad un'abitazione. Sul posto sono intervenuti 15 vigili del fuoco dei comandi di Teramo e Pescara con un'autopompa, 2 fuoristrade, un elicottero che ha effettuato circa 30 lanci di acqua. Durante l'intervento un vigile del fuoco è caduto in un pozzetto stradale di raccolta delle acque e ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche polizia, carabinieri, vigili urbani e sindaco di Atri. Tra gli interventi anche quello a Santa Lucia di Castellalto per lo spegnimento di un incendio di 120 rotoballe di fieno. Presentati questa mattina dall'amministrazione di Pescara la conclusione dei lavori di rifacimento delle aiuole e degli arredi urbani di una parte della Riviera Nord, costati 400.000 euro. Nuove regole per i proprietari delle biciclette.
400.000 euro di lavori per la restituzione di tutte le aiuole della Riviera Nord di Pescara, dalla Madonnina fino alla nave di Cascella. Oggi è una giornata importante per annunciare la conclusione di questi lavori, Blasioli. La restituzione alla città, quindi, è un giorno importante perché erano le ultime aiuole rimaste da riqualificare. Vanno dalla Madonnina, quindi dal porto, fino a via Cavour, largo Paolucci. È un lavoro importante perché sono tantissime aiuole, alcune anche diverse tra di loro, c'erano alberi che nel frattempo erano caduti o avevano, diciamo, avuto delle malattie, le abbiamo sostituite tutte quante, le aiuole sono simmetriche tra di loro, sono 400.000 euro di appalto, quindi terminato, con un ammontare dei lavori pari a 307.000 euro, con un buon lavoro di irrigazione, un nuovo manto erboso, la sostituzione di alberature, e insomma siamo molto felici per questo. Adesso però chiediamo che la città le sappia manutenere nella maniera adeguata, noi faremo la nostra parte come comune, ma chiediamo anche ai cittadini e soprattutto agli amanti delle due ruote di rispettarle nella maniera più opportuna. Abbiamo notato infatti che anche sul manto di erba appena riqualificato sono state posizionate delle biciclette attaccate ai pali, questo ci dispiace moltissimo, naturalmente noi dobbiamo fare in modo che ci siano più stalli possibili di sosta per le bici, tant'è vero che da lunedì cominceremo a mettere 180 stalli in più e recupereremo anche alcuni stalli vecchi per metterli proprio di fronte agli stabilimenti. Però nello stesso tempo abbiamo firmato un'ordinanza, anzi il sindaco ha firmato un'ordinanza con cui chiediamo sostanzialmente alla Polizia Municipale di adoperarsi. Quando troverà delle biciclette attaccate ai pali sulle aiuole, queste biciclette verranno rimosse. È una nuova ordinanza, quindi avremo un periodo di flessibilità perché non vogliamo essere duri nei confronti della cittadinanza, vorremmo che questo fosse più che altro un invito. Però passato un certo numero di giorni, se questo non dovesse essere, naturalmente proporremo la rimozione delle bici. La bonifica del bacino del torrente Feltrino passa per l'utilizzo di fondi disponibili nel master plan, al momento bloccati dalla burocrazia. Se ne è parlato in un incontro tenutosi a Badia di Frisa. Rassicurazioni in merito sono giunte dal sottosegretario Mario Mazzocca. Vediamo. Si è concluso il ciclo di incontri itineranti promosso dal contratto di fiume del Feltrino con l'obiettivo di coinvolgere attivamente la popolazione nel processo di rigenerazione del torrente che attraversa Castelfrentano, Lanciano, Frisa, Treglio e San Vito Chietino per sfociare infine nel mare Adriatico. All'ultimo incontro svolto a Badia di Frisa è intervenuto il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca con delega all'ambiente. Al centro del dibattito le osservazioni sulle condizioni dello stato ambientale del bacino del Feltrino e sulle implicazioni che queste determinano nel settore agricolo e sulla viabilità. Nel dossier sono state esaminate le criticità più evidenti, dall'inquinamento delle acque al dissesto idrogeologico e al degrado ambientale. In uno degli interventi al dibattito, il presidente degli agronomi di Pardo ha evidenziato la mancanza di vita animale nelle acque del Feltrino, mentre fino a pochi decenni fa c'erano anguille, rane e granchi. Ora si chiede la bonifica con fondi disponibili nel master plan, ma sembra che l'iter burocratico si sia inceppato per incomprensioni tra i comuni e la provincia di Chieti. Il sottosegretario Mazzocca si dice disponibile a risolvere la questione. Il contratto di fiume del Feltrino è diciamo il contratto che a livello attuativo è quello che è un po' più avanti rispetto agli altri, quindi cercheremo in tutti i modi di venire incontro a un'esigenza che poi viene al territorio e quindi di superare questi ostacoli che sono più che altro di natura burocratica. E d'altro canto anche l'illustrazione che c'è stata questa sera a Badia di Frisa depone al meglio, nel senso che vengono evidenziati una serie di risultati che sono sostanzialmente giunti alla fase partecipativa, che quindi danno la prova di un lavoro svolto anche di buona qualità. La borsa enogastroturistica abruzzese spin-off di Mediterranea si sposta a Milano. Il prossimo 5 luglio la manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Pescara si sposta nella sede della Camera di Commercio Meneghina, dove si terrà una giornata interamente dedicata alla internazionalizzazione delle imprese enogastronomiche abruzzesi. Il servizio è di Alfredo Primante.
Il target principale sono gli operatori del settore, grossisti, importatori e ristoratori. Soprattutto per loro, affinché il Made in Abruzzo faccia il giro delle tavole mondiali, è stata pensata la borsa enogastroturistica abruzzese, spin-off della fortunata Mediterranea, che si è tenuta per diversi anni in estate nel porto turistico Marina di Pescara. Basta cantarcela e suonarcela da soli, dice il presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci. È ora di spostarsi lì dove si possono incontrare occasioni di affari e di export. A Milano, la capitale finanziaria italiana. Sarà il Palazzo della Camera di Commercio Meneghina il prossimo 5 luglio ad ospitare una giornata interamente dedicata ai prodotti dell'enogastronomia abruzzese e alla promozione del territorio costiero e montano della nostra regione. In programma un B2B che faccia incontrare domanda ed offerta del settore agroalimentare e turistico e poi una serata di gala con il format Farmer, dalla terra alla padella. Una cena in cui sarà promosso l'Abruzzo fatto di mare, di monti, di borghi, ma soprattutto di eccellenze agricole e culinarie. Stiamo provando a fare un salto di qualità. Il salto di qualità è quello di andare su quella che è oggi la più grande piazza, il più grande palcoscenico per l'internazionalizzazione, che è la città di Milano. Sapete tutti che Milano, in controtendenza con il livello nazionale, ha un PIL che aumenta del 4% all'anno, per cui già questo ci fa capire che lì ci sono numeri importanti. E noi, devo dire, il settore promozione della Camera di Commercio ha deciso appunto di puntare su Milano, su questo grande palcoscenico che riteniamo oggi essere uno degli elementi portanti soprattutto per l'affermazione delle nostre aziende in Italia, ma soprattutto all'estero. Ci spostiamo a Teramo adesso, dove per l'intera giornata di oggi a Piazza Martiri si svolgerà una manifestazione di solidarietà organizzata dalla CNA Teramana dal titolo L'Abruzzo supera tutto, in mostra le ceramiche di Castelli, laboratori per bambini, musica e l'arrivo del nuovo supereroe abruzzese. Supera, un uomo di roccia forte come l'Abruzzo, il servizio di Tania Bonnici Castelli. Nasce il primo supereroe abruzzese, Supera, un uomo di roccia come simbolo di una terra che vuole rialzarsi più forte di prima e che debutta a Teramo in occasione di una manifestazione promossa dalla CNA di Teramo in collaborazione con l'associazione Music Show Production dal titolo L'Abruzzo supera tutto, nel ricordo di Armando Centore, un collega scomparso prematuramente. In piazza per superare tutto, e come possiamo superare tutto? Beh, innanzitutto con un evento solidale come questo e soprattutto coinvolgendo quante più attività possibili. Nel caso specifico noi abbiamo voluto dare risalto ai commercianti di Castelli, agli artigiani di Castelli, che sono stati seriamente colpiti dal terremoto, hanno i laboratori inagibili, per cui sicuramente questo è un modo per rinascere. Un altro modo è quello di rivitalizzare il centro storico, che sta soffrendo sicuramente tanto, e dunque ci hanno dato una mano anche Bricofer con i laboratori per i bambini, la Protezione Civile che fa l'Open Day, dunque i castellani che ovviamente esporranno le loro opere tutta la giornata per arrivare fino alla sera, dove poi ci sarà uno spettacolo musicale, e abbiamo inserito tutti quelli che sono i musicisti della zona più valenti e più rappresentativi. L'obiettivo di questo evento è stato quello di rivitalizzare la città di Teramo e dare nuovo vigore ad uno dei settori artistici più importanti della provincia, come la ceramica di Castelli. Castelli è in profonda difficoltà e non potrebbe essere diversamente, in considerazione di tutti i pugni che ha e che abbiamo subito, come diceva lei giustamente, però altrettanto giustamente diceva, noi dobbiamo ripartire dall'eccellenza, un'eccellenza teramana e abruzzese, sicuramente Castelli e l'artigianato che i ceramisti ancora oggi esprimono. Avete delle difficoltà a produrre in questo periodo? Sicuramente sì, perché ci sono laboratori inagibili, quindi diversi artigiani hanno proprio difficoltà oggettive nel realizzare e anche nel vendere, perché tanti hanno i negozi inagibili, però ci siamo organizzati, abbiamo messo a disposizione delle strutture per poter permettere almeno agli artigiani di continuare a vendere quello che ancora avevano in deposito. Poi stiamo portando avanti una operazione con Caritas, che è Caritas Teramo, che realizzerà una struttura per i nostri ceramisti, per permettere appunto in questo periodo che poi sarà di ricostruzione di poter vendere. Supera è stato poi stampato anche su delle t-shirt, testimoni dell'iniziativa i ragazzi del volo, che hanno autografato delle magliette che verranno poi vendute all'asta e il cui ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile Gran Sasso.
Presentata in regione a Pescara l'edizione numero 13 del premio Rocky Marciano, intitolato all'indimenticato campione di pugilato italo-americano, che si svolgerà dal 1 all'8 luglio, come al solito, a Ripa Teatina. C'è la necessità di far conoscere questo mondo, che è quello dell'emigrazione, che ha dato una grande opportunità oggi, che è una grande opportunità per noi nel nostro Abruzzo e nella nostra Italia. Bisogna lavorare bene su questo settore, questa è una rete importantissima che ci offre grandi opportunità. Il simbolo di queste grandi figure che all'estero si sono fatti riconoscere nel mondo dello sport come Rocky Marciano, ma anche nel mondo della musica, del teatro, della cultura, tutte queste grandi persone possono essere il veicolo importante per attrarre interessi rispetto alle politiche regionali. Sindaco, una manifestazione che cresce anno dopo anno. Abbiamo realizzato un bellissimo spazio dove il giorno 8 a sera inaugureremo questo nuovo spazio con lo spostamento della statua di Rocky Marciano in questa area bellissima, finanziata o cofinanziata anche da un'impresa di Ripa Teatina, l'azienda di Sico Nicola. Questa è la 13ª edizione del premio Rocky Marciano, migliore di anno in anno, ma io vorrei sottolineare che all'interno di questa settimana abbiamo inserito 3 giorni di cultura all'interno dello sport, quindi cultura e sport è un binomio che secondo noi dovrebbe migliorare sempre di più e attrarre sempre di più nel mondo sportivo, nel mondo della cultura, personaggi importanti nazionali, regionali ma anche internazionali. Quest'anno ci manca soltanto la presenza del figlio di Rocky Marciano, che per impegni vari, però abbiamo sempre la presenza di Matteo, che ecco, in questo evento lui corona in tutta la settimana. Apriamo adesso la pagina di sport, ovviamente partiamo dal Pescara che questa mattina ha ufficializzato gli acquisti degli attaccanti esterni Leonardo Mancuso a titolo definitivo proveniente dalla San Benedettese, Cristian Capone ed Emmanuel Latelat dall'Atalanta, entrambi in prestito. Ufficializzate anche le cessioni dei baby Marco Pompetti e Lorenzo Peschetola all'Inter. Sfuma il terzino Di Marco che ha firmato per gli svizzeri del Sion. Andrea Costantini. Non è bastato l'incontro di mercoledì per convincere il calciatore a sposare il progetto tecnico di Zeman. Sfuma la pista Federico Di Marco. Il terzino sinistro, reduce dal Mondiale Under 20 e da una stagione in prestito ad Empoli, ha scelto gli svizzeri del Sion e l'Inter lo ha ceduto a titolo definitivo per 4 milioni di euro. Intanto è arrivata la svolta nell'affare Skriniar-Caprari tra Inter e Sampdoria. Ieri il difensore sloveno ha firmato per il club nerazzurro, percorso inverso per il cartellino di Caprari, che lascia Pescara dopo 6 stagioni. Stamani l'attaccante romano ha sostenuto le visite mediche con la Sampdoria. Come confermato dal presidente Sebastiani ieri ai nostri microfoni, da questa operazione il Pescara incasserà 5 milioni di euro, poiché deteneva il diritto al 50% del prezzo di rivendita del cartellino del giocatore. Stessa clausola inserita negli accordi che hanno portato i baby biancazzurri Marco Pompetti del 2000 e Lorenzo Peschetola del 2003 sempre all'Inter. Le due operazioni, definite 2 giorni fa a Milano da Sebastiani, sono state ufficializzate questa mattina dalla società biancazzurra. Così ne parla il patron del Pescara. Ma sì, purtroppo quando ci sono gli interessi dei grandi club non è che si può negare a un ragazzino, tra le altre cose Peschetola, mi va di ringraziare anche la famiglia, perché Peschetola non aveva nemmeno ancora il vincolo con noi, quindi sarebbe potuto andare dove voleva, invece proprio per rispetto che hanno nei confronti del Pescara il ragazzo verrà prima tesserato col Pescara e poi andrà all'Inter. È giusto che certi percorsi non si interrompano quando si tratta di grandi club. Per quanto riguarda invece il caso Pompetti, come ho già spiegato, quest'anno con la rimodulazione del campionato primavera è giusto che Pompetti, sul quale noi manteniamo come nelle altre operazioni il 50%, vada a fare un'esperienza importante, perché purtroppo la primavera di quest'anno non sarà sicuramente un campionato di quelli che ti fanno crescere, quindi noi quest'anno dovremmo cercare di fare un ottimo campionato di primavera per cercare di ritornare nella primavera 1. E scendiamo in Lega Pro adesso, perché il direttore sportivo del Teramo Giorgio Repetto in queste ultime ore sta intavolando una maxi trattativa con l'Atalanta per arrivare a 3 giovani prospetti della cantera bergamasca. Si tratta di Halimi, Mazzocchi e di Tulissi. Vediamo.
Il Teramo prepara l'asse con l'Atalanta. Il direttore sportivo Giorgio Repetto sta parlando con la società orobica e non è un discorso confinato ad un solo giocatore, ma a tre. Con le difficoltà per arrivare a Bob, per cui il diavolo vorrebbe il diritto di riscatto, e con il no di Alessandro Bruno al trasferimento in biancorosso e il sodalizio della famiglia Percassi, quello con il quale potrebbe essere intavolato un maxi affare. Ai nerazzurri, infatti, Repetto ha chiesto tre giovani della primavera, ma che hanno già esperienze in Lega Pro. È il caso dei primi due profili, quelli del macedone Isnik Alimi e dell'esterno d'attacco Tiziano Tulissi. Per Alimi, lo scorso anno una stagione travagliata a Forlì, conclusa con l'amara retrocessione dopo il play-out con il Fano, nonostante un suo gol nella gara di andata. Coi forlivesi, Alimi, classe 1994, ha messo insieme 31 presenze, compresi due match spareggio, e ha destato una buona impressione. Sarebbe l'alternativa a Bob in mezzo al campo nel caso in cui il gambiano dovesse andare, come sembra, a Trapani. Per Tiziano Tulissi, invece, doppia esperienza in Emilia, prima nel girone B, poi in quello A, perché ha iniziato il campionato con la maglia del Modena, allora allenato da Simone Pavan, vittorioso proprio al Bonolis alla quarta di campionato. Anche in quella circostanza il giovane classe 1997 impressionò per corsa e personalità. Nella finestra invernale di calciomercato il passaggio al Piacenza, ma in biancorosso le cose vanno decisamente meno bene. Tanta panchina, mai negli 11 titolari, qualche minuto messo insieme e subentrando in spezzoni di gara. Insomma, davvero una parentesi da chiudere e mettersi alle spalle. È tornato dal prestito proprio direzione Bergamo e potrebbe essere pronto per una nuova avventura. Ragazzo che gioca naturalmente dietro la o le punte, ma può adattarsi anche sulle corsie esterne. Un jolly in piena regola. Il terzo profilo, che però coi grandi ancora non ha fatto esperienza, è Simone Mazzocchi, milanese di 18 anni. La scorsa stagione 6 volte a segno con la maglia della primavera dell'Atalanta. 3 trattative unite da un unico filo rosso, quello che potrebbe legare il Teramo all'Atalanta per la valorizzazione dei tanti prospetti lanciati da Zingonia, esattamente come in Serie B sta facendo il Pescara, che ha ufficializzato Caponi e Latte Latte. Il Teramo attende risposte positive, che potrebbero esserci già nelle prossime ore, per iniziare a costruire l'organico per la prossima stagione. Oltre 350 atleti italiani arriveranno a Teramo per partecipare al 13° meeting nazionale di atletica leggera previsto per domani. L'evento è organizzato dall'Atletica Gran Sasso Teramo, a cui appartengono i due attuali campioni italiani, Gaia Sabatini per gli 800 metri e Salvatore Angelozzi per il salto triplo. Orgoglio teramano. Due giovanissimi campioni nazionali di Teramo vestiranno la maglia azzurra nei prossimi campionati internazionali. Gaia Sabatini per gli 800 metri e Salvatore Angelozzi per il salto triplo. Come si diventa campionessa italiana? Campionessa italiana si diventa grazie all'allenamento giornaliero, perché appunto noi ogni giorno ci troviamo tutti al campo e cerchiamo anche di fare dei piccoli sacrifici, ad esempio fare presto la sera oppure saltare una festa in prossimità di una gara. Insomma, tanti sacrifici, non si mangia, non si beve, non si fuma. Oddio, sì, tanti sacrifici, ma soprattutto impegno e costanza nell'allenamento, e anche quando ci sono infortuni, perché può capitare anche ad un atleta, crederci sempre e non arrendersi mai. Per il resto, allenarsi bene, i risultati arrivano. Atleti cresciuti e allenati dalla Gran Sasso Teramo, una società di grande tradizione sportiva e che di campioni ne ha formati tanti. Teramo è una fucina sotto questo punto di vista, ma io penso che Teramo abbia questa tradizione perché ha avuto dei grandissimi maestri, in primo il grande Pino Pecorale, ma poi ce ne sono stati altri, il professore Eugeni. Cioè Teramo ha una tradizione sportiva e nel mio campo atletica importante. Io da giuliese, calciatore, ex calciatore, ho iniziato con la vecchia d'Alessandro Teramo, appassionata a questo sport dal maestro Marco e Torre, e ho Teramo nel cuore, ormai ce l'ho come mia città vera, e quindi stiamo continuando questa grande tradizione che ci ha tramandato questi grandi maestri, e nel nostro piccolo portiamo avanti appunto questa tradizione in Italia e da un po' di tempo anche in Europa e nel mondo. Per onorare e celebrare questa tradizione sportiva tutta teramana, l'Associazione Atletica Gran Sasso ha pensato di organizzare a Teramo, in collaborazione con altre società del territorio, il 13° meeting nazionale di atletica leggera, che porterà in città oltre 350 atleti italiani.
Lei parlava che dell'importanza di avere impianti sportivi migliori in provincia. Ma certo, noi abbiamo, diciamo, questo è un po' un grido di allarme, perché le piste di atletica leggera, essendo all'aperto, quindi hanno un'usura un po' più veloce rispetto a un impianto coperto. Quindi questa pista è stata ristrutturata nel 2000, dopo 17-18 anni, insomma, i segni dell'usura si vedono. E questo perché lo diciamo così? Perché avendo anche dei campioni italiani, avendo un ottimo movimento, hanno bisogno di strutture adeguate. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 questa sera alle 19 e poi per l'edizione della notte a partire dalle 23. È tutto, buon proseguimento di giornata.